Per una salute da costruire insieme, convegno nazionale organizzato dall'UISP alla Camera dei Deputati. Che cosa è successo oggi? Che cosa rimarrà di questo convegno? Io sono Liliana Coppola della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia e seguo i programmi di promozione della salute realizzati dalle ASL della Lombardia. Io credo che oggi sia successa una cosa importante, perché non lo dico così, insomma, come affermazione generale, ma è perché abbiamo dato corpo reale a uno dei termini che noi continuamente evochiamo e abbiamo scritto nei nostri documenti e che tutti quanti condividono concettualmente, che è la parola magica, intersettorialità, cioè costruire salute creando alleanza fra settori diversi, ciascuno nella propria responsabilità. Ecco, oggi questa cosa è accaduta. È accaduta perché sicuramente WISP, tra i tanti soggetti che concorrono alla costruzione di salute in Italia, ha realizzato un percorso molto, come dire, metodologicamente sostenuto, ha lavorato sulle competenze, ha lavorato sui rapporti, sulle relazioni. Ed è successo oggi perché oggi a questo evento hanno dialogato la politica, i tecnici, i soggetti diversi. Quando si muove il sistema sanitario difficilmente è possibile creare condizioni di dialogo di questo tipo, perché noi siamo i tecnici all'interno di un contesto che è la regione, all'interno di un paese che ha delle dinamiche. Allora oggi per noi è stato sicuramente, penso anche per le colleghe delle altre regioni, una grande opportunità di condividere conoscenze, saperi, pratiche, ma affermare che è di questa cosa che abbiamo bisogno. E questa cosa, come dire, a me piace sempre evocare la metafora del telaio. Come dire, ha davvero costruito un bel pezzo di tessuto. Non ci fermiamo, non si torna indietro, siamo in un momento di grandi cambiamenti organizzativi, forse anche politici, le realtà regionali vivono significative situazioni, come dire, a volte di poca coerenza. È stato evocato anche dal Ministero della Salute un problema forte di coerenza orizzontale e verticale, ma indietro non si torna e quindi questa è stata sicuramente un'occasione straordinaria per affermare questo. Daniela Rossi, responsabile delle politiche della salute dell'UISP, perché abbiamo pensato a questo convegno? Perché crediamo che ci sia necessità di una volontà comune da parte dei diversi soggetti a cambiare probabilmente un modo di lavorare, a partire dalla politica. Oggi ne abbiamo avuto una chiara dimostrazione. Perché le linee guida non rimangano una affettuosa raccomandazione, ma diventino azioni vincolanti e azioni sociali, è necessario che prima di tutto la politica promuova programmi, tavoli, luoghi dove tutti i soggetti, dal pubblico al privato sociale, a tutti i responsabili della prevenzione delle regioni, ripeto, tutti i soggetti siano chiamati a ragionare insieme, a programmare insieme, a mettere le loro competenze al servizio di un obiettivo comune. Credo che questa sia l'unica strada. Noi questa abbiamo individuato, probabilmente, non so se ce ne sono altre, però la stessa risposta che abbiamo avuto oggi a questo convegno, l'attenta partecipazione di un pubblico che non si è mai alzato e ha ascoltato, credo che possa essere un bel investimento sul futuro. Siamo assolutamente decisi da domani a riprendere il cammino, a chiamare con questa modalità i diversi interlocutori, ad esempio in alcune regioni disponibili a farlo, a ragionare insieme. Abbandonare anche un po' di egoismo, diciamo così, di competenze che ci può essere, e a pensare che probabilmente in questo modo non si risolvono sicuramente una serie di problemi, compresi quelli della scarsità delle risorse, ma secondo me una programmazione più razionale delle risorse e una pianificazione di questa sarebbe già un passo avanti. Incontrare sulla nostra strada soggetti come Liliana Coppola e le altre nostre interlocutrici delle regioni, credo che ci abbia dato, uno, una grande spinta, due, anche quasi la certezza che eravamo sulla strada giusta, perché non essendo autoreferenziali potevamo anche sbandare completamente. È un bell'inizio di una lunga storia.